Ben trovati e benvenuti ad un nuovo video della serie I ferri del mestiere. Quale mestiere? Il mestiere delle armi. Come da video precedente, come da titolo, sto mettendo i mattoncini per parlare di questo eterno dilemma, di questa eterna sfida. Sarà meglio la spada orientale o la spada occidentale? E l'altra volta abbiamo candidato la spada da lato come metro di paragone occidentale. Oggi però, nel frattempo mi sono avviato a documentare per benino su il mondo orientale, del quale io non sono un profondo conoscitore, nemmeno di quello occidentale, però diciamo che un pochettino ci mastico. Ecco, mi sono documentato, non sono ancora così pronto a dirvi la verità, la vera verità sulla katana, no. E quindi ho deciso di continuare un'esplorazione dei metri di paragone parlando della spada a due mani occidentale. Sì, perché comunque la katana aveva il suo uso peculiare a due mani e quindi vi voglio dare anche un metro, un mezzo di confronto con un'arma che potesse essere usata più o meno con uno stilema analogo, quindi con l'uso di entrambe le mani, anche se poi c'è un abisso nel mezzo. E quindi oggi parlerò, spero brevemente, di la spada a due mani occidentale. Nel frattempo, ovviamente, siamo qui su YouTube, vi chiedo, se siete inciampati qui per caso, comunque di iscrivervi al canale, perché il canale ne vale la pena, e di condividere l'esperienza con tutti, perché magari a qualcun altro gli garba tanto e si iscrive anche lui, a me fa tanto piacere. Le nostre attività non sono, come potete capire, limitate allo studio e al mostrarvi le armi bianche, ma in effetti derivano dalla letteratura, da quello che scriviamo. Se siete curiosi di vedere che cosa scriviamo, perché no, di leggere quello che scriviamo, sotto ci sono i link al Patreon e ai nostri prodotti e brutto, alle nostre opere compiute. Quindi cominciamo subito a parlare di questi oggetti. Vi ho portato qui oggi, ha fatto poca strada in effetti, questo. Un oggettino niente male. Questo è uno spadoncino da duello rinascimentale. Ora, torniamo lì sulla questione terrificante della nomenclatura. Ve ne parlo nel dettaglio dopo, intanto godetevelo, ve lo metto qui in inquadratura. Spadoncino da duello rinascimentale. È un termine tecnico, chiaramente, non completamente moderno, cioè non completamente relativo alla sistematica contemporanea, in quanto di spadone o spadoncino già si parla generosamente nei trattati di scherma cinquecenteschi, mentre già alla fine del 400 si parla di spada in maniera piuttosto ampia e si parla di spada maneggiata a due mani o di spada maneggiata con una sola mano. Faccio subito il passo più difficile. Non esiste la spada a una mano e mezzo. O meglio, drammaticamente esiste l'attestazione della nomenclatura antica della spada a mano e mezzo, verso metà 500. Ci sono due documenti, non di più, attualmente trovati, che nominano la spada a una mano e mezzo, in mezzo a liste di armi, fra cui la spada a due mani e la spada da una mano sola. Ma la spada da una mano e mezzo in questi documenti, che tra l'altro sono liste di disarmo, cioè le liste di tutte le armi che non si possono portare in giro, perché sono considerate armi da guerra e quindi appannaggio di altri ambienti e non le strade cittadine. Insomma, se uscivi di casa con una spada a due mani vuol dire che volevi ammazzare qualcuno. Insomma. Ecco, sono descritte e nominate come quelle spade abbastanza leggere da poter essere impugnate con una sola mano
ma con l'elsa abbastanza lunga all'occorrenza da essere impugnate con due mani. Quindi sono delle spade che per essere una spada a una mano hanno l'elsa molto grande, oppure delle spade, vediamola dal punto di vista del bicchiere mezzo vuoto, delle spade a due mani un po' troppo leggere e magari un po' corte. Perché hanno costruito della roba del genere? Probabilmente non lo hanno mai concepito come un oggetto da costruire, anche perché nella tecnica schermistica non si trovano praticamente note che descrivano quest'arma e ne diano tecniche specifiche, né passaggi in cui si parli del vantaggio di avere una spada a due mani un po' più corta o una spada alla mano con l'elsa particolarmente grande. Proprio non ci sono. Probabilmente erano o spade a due mani che a un certo punto si erano spezzate a una porzione della lama, la lama era stata rifinita, rifatta a una punta e quindi recuperata in qualche modo. Pensate, una lama che poteva essere lunga candidamente 1,20 m, 1,30 m, spade molto importanti, spade molto grandi, con poi tutta l'impugnatura dietro. Ecco, di questo 1,30 m andiamo a perdere, che so, 40 cm di punta. Ci troviamo per le mani una lama lunga, ma comunque una lama da spada a una mano. 90 cm sono già tanti, diciamo 80, 85, che però ha dietro un'impugnatura pensata per il maneggio a due mani. È quindi un'arma sbilanciata, perché gli manca il pezzo in cima e quindi il suo bilanciamento è falsato, ha un'impugnatura esageratamente grande per un buon maneggio con una mano sola, oltre ad essere lunga e anche un po' pesante, un po' ingombrante, e probabilmente ha degli archi e degli elsi particolarmente grandi come questa. E quindi diventa un'arma un po' pesante, un po' scomoda da essere maneggiata con una mano sola e comunque un po' corta e un po' leggera per essere maneggiata a due mani contro specialmente altre armi importanti di quel tipo. Quindi diciamo subito che la spada alla mano e mezza è una meravigliosa leggenda da gioco di ruolo. La spada a due mani invece è nominata nella pratica ed è fondamentalmente una grande spada concepita appunto per avere un'elsa tanto lunga da poter essere impugnata comodamente con entrambe le mani e con un certo spazio nel mezzo che consenta di, tenendole quindi ad un palmo di distanza l'una dall'altra, fare un certo tipo di gioco di leva, quindi tenere una mano come perno, di solito la destra, chi è destro usa la destra come perno, avanzata vicino all'elsa, e la sinistra arretrata vicino al pomo o addirittura sul pomo. In alcuni casi ci sono manovre che si fanno afferrando il pomo con la sinistra per dargli la direzione e la forza. C'è tutta quindi una tecnica di combattimento enorme, un vastissimo patrimonio di materiale per il maneggio della spada a due mani. Nel Medioevo, parliamo di questa epoca misteriosa e sconosciuta, nel Medioevo probabilmente le spade venivano concepite in base alla persona e poi adattate in base a un secondo utilizzatore, quindi una spada per me che sono 1,80 m poteva essere una spada a una mano, che per una persona bassa, tipo 1,50 m, 1,60 m, che nel Medioevo li trovavi, poteva essere una spada a due mani, perché per lui non era concepibile maneggiare un oggetto del genere con una mano sola. Però fondamentalmente, prima dell'avvento del vero e proprio Rinascimento, le spade erano fatte più o meno tutte uguali. No, però, seguitemi, non avevano delle mutazioni particolari dei fornimenti tali che dovevano essere poi destinate a usi specialistici. Erano spade cruciformi, la lama, il codolo che finiva nell'impugnatura e nel pomo, due elsi dritti a croce e questo era quanto. Quindi più è grande più la maneggio a due mani, più è piccola più la tengo con una mano sola. Poi si va avanti e si incomincia a vedere le specializzazioni.
Quindi la spada a due mani come deve essere? Deve essere lunga. Tutti i maestri di scherma, partendo dai primi che parlano di scherma con la spada a due mani, partendo dal Flosso della Torum, ci dicono che la spada deve essere lunga, ma tanto lunga, il più lunga possibile. Perché? Perché le cose brutte della guerra devono succedere lontano da noi. Più ho un'arma lunga che riesco a maneggiare, meglio è. Quanto potevano essere lunghe? Dovevano essere tanto lunghe quanto il nostro spadaio riusciva a tirare una lama solida, elastica e affilata, e soprattutto resistente agli urti, lunga il più possibile. 5 metri, no, qui si parla di spade che arrivano al petto della persona che le usa, da terra, nel senso io metto la punta a terra, me la porto qui e sono spade che mi danno al petto. Sono comunque spade a due mani particolarmente ingombranti, con un'elsa molto importante per un maneggio che inizia a essere concepito come maneggio in arme, quindi con la corazza, con l'armatura, e poi, lo vediamo alla fine del 400 con il Filippo Vadi, si va a fare una scherma sine arme, quindi in abito, in camicia. E qualcuno dice, siete deficienti, tipo Fiore dei Liberi all'inizio 400, ci dice, siete deficienti a combattere con quella roba lì senza una corazza. Perché se sei in guerra fai quello che c'è bisogno di fare, ma se stai facendo un duello cortese non puoi usare un'arma così devastante senza avere una protezione che ti garantisca quantomeno, no, di ricevere una botta, arrenderti e dare la vinta all'avversario, perché è un duello cortese, quantomeno un duello, insomma, nel quale si concepisca il primo sangue. Però lo facevano. Si entra nel pieno del Rinascimento, in Italia siamo già nel Rinascimento perché l'Italia quattrocentesca è un mondo meraviglioso, ma si entra nel Cinquecento e si hanno tecnologie nuove per l'acciaio, si hanno fornimenti che incominciano a fiorire come appunto bouquet su queste aste incredibili, e la disciplina della spada a due mani, non in guerra, nel duello o nell'uso urbano, diventa qualcosa di specialistico, qualcosa di particolare. E l'arma, essendo destinata a combattere in camicia o in abito, quindi come dicevo l'altra volta della spada da lato, no? Non abbiamo di fronte più un'armatura, ma abbiamo di fronte un avversario in abito, in giubbone o in camicia semplicemente. L'arma quindi non deve essere più un'arma da rottura, ma è un'arma affilata. È una spada che si può permettere di essere ben affilata, anzi deve essere ben affilata, perché il bersaglio, sì, lo posso anche ammaccare con la brutale forza e il peso dell'arma, ma magari il bersaglio è un po' più agile di qualcuno che porta un'armatura, però il taglio, anche frugato, anche rubato, anche un colpo, non vorrei dire fortunato, ma un colpo marginale che taglia la pelle, fa uscire il sangue senza poi magari fare danni terrificanti, ecco, è quello che serve per vincere lo scontro. Sia un duello, che al primo sangue si interrompe e si dà vinta, sia un duello, un combattimento in strada, che le strade delle città italiane erano violentissime, specie la notte, nel quale il primo che rimane ferito si spaventa tanto 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 e scappa. E quindi nascono gli spadoni da duello o spadoncini da duello. Il vezzeggiativo è dato dal fatto che questi non sono i più grandi spadoni di quest'epoca. Veniamo subito a lui. Questo è uno spadoncino da duello, di nuovo è una replica disarmata, non ha mai avuto un filo e una punta. È uno spadoncino ricostruito sulle indicazioni del Marozzo. Per chi non lo sapesse, non lo conoscesse, Achille Marozzo è il massimo trattatista conosciuto e tramandato della nostra scherma rinascimentale, e pubblica nel 36, 1536. Ci dà indicazioni di 3 giochi di spadone da duello e ci dà delle indicazioni su come questo spadone è bene che sia fatto. Io qui, quando siamo andati a concepire l'oggetto, abbiamo sfruttato quelle indicazioni. I rilievi necessari per sapere quanto deve essere lungo e quanto deve essere pesante sono stati fatti anni prima
dalla Marozzo, dalla sala d'arme, direttamente in sede museale. Quindi questo è stato ricostruito dalle mani del nostro spadaio preferito su quelle basi lì. La lama è dritta, come vedete, era affilata a rasoio per quasi tutta la sua lunghezza, diciamo forse non qui, ma la parte terminale, appuntita, per quanto non acuminata, vedete la punta comunque ha certo interesse. L'acciaio doveva essere come quello della spada da lato, doppia tempra, ripiegato, estremamente resistente, estremamente elastico. Ora io qui ho delle difficoltà a farvi vedere quanto si può flettere dal lato del piatto questo oggetto. L'impugnatura, come vedete, è particolarmente importante. Qui io ho le manone e comunque mi ci stanno tanto tanto bene. Il pomo studiato per contrappesare la lama. Il fornimento è veramente importante. Sono bracci d'elsa lunghi una spanna, belli tosti, belli solidi. Qui si parla di reggere l'impatto di questa spada. Gli anelli per proteggere, qui lo vedete bene a cosa serve un anello a protezione della mano, insomma serve tanto, e soprattutto questi denti d'arresto, che sono una seconda guardia, una guardiola che ha tutto un suo uso nei giochi di presa di ferro. Non serve tanto ad afferrare la lama sopra l'elsa come in altre spade, come nelle spade a due mani, negli spadoni a due mani da guerra, lì serviva a questo, ma qui serve fondamentalmente per fare dei giochi di presa di ferro e leva senza dover giocare contro l'elsa, cosa che sarebbe svantaggiosa. Questo oggettino è 1,55 m finito. L'ho fatto un po' sulle mie misure e a me mi arriva tipo quasi al mento da terra. Quindi è un po' più grande di una spada medievale a due mani. Qui si parla di roba importante. Tant'è che non parlavamo più di spada a due mani, ma cominciavamo veramente a scrivere spadone. Quanto pesa questo oggetto? Questa è la domanda che facciamo sempre quando incominciamo le esperienze di scherma in palestra. Quanto pesa questo oggetto? La spada da lato ve l'ho detto l'altra volta, intorno al chilo, un chilo, un chilo e due. Quella che avevo in mano era un chilo e cento e qualcosina. Questo è un oggetto di tutt'altra dimensione. Come vedete, già l'elsa di per sé sembra un manico di zappa, è enorme. La spada ha una lama lunghissima, grossa, importante, deve reggere tanto tanto. Ecco, tutto questo oggetto che io sto rigirando con così allegria e presunta semplicità non arriva a 2,5 kg. Non arriva a 2,5 kg, il doppio di una spada da lato. Vuol dire che è estremamente rapido e maneggevole. Ci si gioca veramente veloci veloci, specialmente perché 2,5 kg maneggiato a due mani sono veramente meno di 1,2 kg maneggiato con una mano sola, proprio a livello di sforzo muscolare. Sembra banale, non è esattamente un'equazione esatta, però capitemi. Ecco, qual era la funzione di questo oggetto? Ci si fa del duello, con due di questi, uno ciascuno, ci si affronta in camicia per aver ragione di qualche cosa. Ci vogliono delle offese importanti per andare in campo con un oggetto del genere. Più era grossa l'arma, più l'offesa, e qui si parla di duello d'onore, più l'offesa era importante. Le offese peggiori, quelle veramente contro le antenati, la virtù personale, si combattevano rarissimamente con la ronca in camicia. Non sapete cos'è una ronca? Non vi preoccupate, non lo volete sapere. È come fare un duello con degli obici da 120, una cosa del genere. Cioè, questo siamo a un livello appena appena sotto. Tra queste la ronca c'è, cioè la partigiana e forse le partigianette dal lancio, forse. Insomma, qui siamo sull'offesa importanti. Un'arma da duello, affilata, leggera, rapida, nella cui disciplina si fanno giochi larghi, giochi stretti, prese, lotta. Oppure
Questa è attestata da tanti maestri d'arme come un'ottima compagnia per andare a giro di notte. Eh sì, poi ne parlano in questi termini meravigliosi, no? Sì, perché la notte si va a giro, perché si va per locande, perché si fa tardi e faceva tardi, è buio parecchio perché non c'è l'illuminazione stradale, ci sono i lumini agli angoli dei tabernacoli. E la notte si incontrano loschi figuri che magari sono semplicemente quelli della casata opposta, quelli della consorteria avversa. E quando sei di notte, magari ti hai bevuto un pochettino di più e non c'è nessuno proprio a fermarti a chiamare birri, si mette mano alle armi e si regolano certi conti. Ecco, molti maestri ti dicono che andare a giro la sera per calli e chiassetti, avere un amico che si porta dietro una di queste simpatiche spadine, uno spadoncino, uno spadone, è come avere una galeazza in mezzo alle galee. Comunque è qualcuno che potrà fare largo e tenere a distanza gli avversari, specie se sono tanti più di noi. E quindi è raccomandata, no? Proprio come una pochette da soirée. Si va all'opera, sì, ci si porta lo spadoncino. Ciascuno ha gli accessori da serata che preferisce. Che caratteristiche ha il combattimento con quest'arma? Innanzitutto si gioca ad una distanza molto importante. Mentre la spada da lato, vi dicevo l'altro giorno, permette di combattere a una distanza commisurata al passo della persona, veramente, si gira intorno l'un l'altro. Comodi, con questo si combattono a distanza maggiore. Banalmente, l'arma è più lunga, si incomincia a combattere più lontani. Si entra in una zona di pericolo ad una distanza più lunga rispetto a quella che consente una spada più corta. Quindi, girare intorno all'avversario con questo oggetto è un qualcosa che si fa o saltando, si faceva, non è fuori dal mondo saltare a destra e a sinistra per girare intorno all'avversario, certo bisogna avere un ottimo allenamento, oppure si combatte prendendo gradi sui traversi, quindi destra e sinistra, senza pretendere di aggirare l'avversario, ma semplicemente guadagnando degli angoli di entrata più vantaggiosi, sfruttando i legamenti e sfruttando queste enormi capacità di leva che ha la spada a due mani, lo spadone. Essendo un'arma da taglio e punta affilata, non pensate che con questa si vada a fare dei colpi terrificanti di rottura. Si va veramente a cercare un bersaglio d'occasione, un bersaglio d'agilità per tagliare meglio agli avancorpi, se no, proprio uno riesce a difendersi molto bene, si va a cercare comunque di tagliare l'avversario. Poi, qui lo dico e mi contraddico subito, perché quando si parla di gioco di mezze spade, e quindi quando anziché essere a quella distanza si incomincia a essere un passettino un po' più vicini, le tecniche parlano di randellate terrificanti, cioè qui veramente questi oggetti spazzano via qualunque cosa. E stiamo parlando di un duello, quindi lo stesso spadone in mano ai due avversari. Se siamo invece contro un avversario che ha un'arma più corta, beh, lui dovrebbe aver letto il Manciolino, altro grande maestro del primo Rinascimento italiano, il quale Manciolino spiega esattamente cosa si fa quando si ha una spada dal lato e si incontra un avversario con lo spadone. Manciolino è un maestro di tecnica, modernissimo, fa delle cose meravigliose, e un maestro di tattica soprattutto. Il suo unico enorme ordine in questo caso è scappa. Proprio fuggi. C'ha la spada più lunga? Via. Quindi sì, si prende vantaggio l'enorme pesantezza della spada. Cos'altro vi posso raccontare di questa? Vi potrei raccontare tantissime cose, ma il tempo è quello che è e non vorrei andare a fare un video di un'ora soltanto tenendo in mano lo spadoncino.
Quindi teniamolo presente come un altro metro di paragone per raffrontarsi alla scherma orientale. Quindi questa non è un'arma da guerra, è un'arma da città, un'arma da duello, il che vuol dire che è un'arma destinata al combattimento contro avversari che non portano armatura. Quindi è affilata, è acuminata, è leggera, 2,5 kg tutto, ed è enorme. Io sono appoggiato, ma questo naturalmente mi arriva qui. Se mi alzo esco dall'inquadratura e preferisco non farlo. Però lo vedete, è effettivamente importante. Sempre un ottimo acciaio ripiegato a doppia tempra, un'enorme elsa di protezione delle mani con dei solidi anelli a protezione delle mani, un'impugnatura che mi consente il maneggio a due mani con entrambe le mani sull'impugnatura o addirittura sul pomo. La destra avanti fa da perno, la sinistra dietro dà la direzione e la forza. Niente vieta di pugnare la mancino, eh? Sinistra avanti e destra dietro. L'arma è completamente simmetrica e da questo punto di vista si può fare. Vogliateli bene perché questo è veramente un bell'oggetto. Dà una soddisfazione incredibile averlo per le mani, per quanto non sia nel mondo della disciplina della scherma rinascimentale l'arma più portabile, proprio perché insomma non la nascondi sotto il mantello, né in definitiva l'arma risolutiva in scontri singoli. Diciamo che sì, ottimo espediente, specialmente la sera a far birbonate, ma ci sono delle soluzioni d'arma che vi assicuro sono ancora più efficaci. Quindi, vogliamoli bene allo spadoncino da duello del nostro Rinascimento italiano. Ci vediamo la prossima volta, intanto vi lascio un abbraccio e continuate a seguirmi.